Does anybody here remember Berlin? Una sensibilità fragile e accesa, quella di Antonia Pozzi, poetessa milanese a tutt'oggi poco conosciuta. Il filo conduttore della sua letteratura e del suo tragico destino è uno solo, la ricerca dell'assoluto. Antonia Pozzi proveniva da una famiglia dell'alta borghesia milanese. Figlia di una contessa e di un avvocato, crebbe in un ambiente colto, ricco e raffinato. My heart is broken. Here in the couple. Una ragazza che fin da subito manifesta questa grande inquietudine artistica e intellettuale, scrive poesie fin da giovane, e questo sarà un po' il segno, questa inquietudine sarà il segno di tutto il suo destino. Una relazione tanto intensa quanto tragica lega una giovane Antonia Pozzi al suo professore di latino e di greco, Antonio Maria Cervi, ma la rinuncia a questo amore, ostacolato fortemente dal padre, sarà per lei una ferita insanabile. L'animo sensibile di Antonia, che nel 27 frequenta il primo liceo, rimane affascinato dalla cultura, dalla preparazione e dalla sensibilità del suo professore. La fine però di questo amore farà sentire Antonia come chiusa in una morsa. Nel 1930 Antonia Pozzi si iscrive alla facoltà di lettere e filosofia. Incontra maestri illustri, nuove grandi amicizie, ma la sua tensione spirituale, la ricerca di una voce che plachi la sua ansia profonda, non trova risposte o approdi. La tensione spirituale di Antonia Pozzi non giunge a nessun approdo. Il fatto che questo mondo che Antonia ha amato e interrogato disperatamente non abbia, sia privo di un senso, conduce la Pozzi a una sorta di cupa disperazione. 3 dicembre del 1938 Antonia Pozzi si toglie la vita, ha solamente 26 anni, e finisce così in un prato di Milano, dove viene ritrovata con un tubo di barbiturici in mano, questo suo dialogo intenso e colmo di aspettative con un mondo che ha disperatamente amato. Lei nelle poesie aveva messo tutta se stessa. Aveva detto le cose che non poteva dire nella vita quotidiana alle persone che aveva vicino. Forse era l'ultima disperata richiesta di aiuto. Tutta la poesia di Antonio Pozzi è una poesia sulla domanda. È una poesia in forma di domanda. Il fatto che non c'è una risposta, però, e che questa domanda non porti a nessuna risposta, fa sì che sia in qualche modo bloccata, una domanda bloccata sulla soglia. Vorrei che la mia anima ti fosse leggera, come le estreme foglie dei pioppi che si accendono di sole in cima ai tronchi fasciati di nebbia. Vorrei condurti con le mie parole per un deserto viale segnato da esili ombre, fino a una valle d'erboso silenzio al lago, ove tinnisce per un fiato d'aria il canneto e le libellule si trastullano con l'acqua non profonda. Vorrei che la mia anima ti fosse leggera, che la mia poesia ti fosse un ponte, sottile e saldo, bianco, sulle oscure voragini della terra.